Vediamo. Se si vede, si sente. Mi sembra di sì. Qualcuno mi dia un segno di vita, mi vedete, mi sentite? Io non so se vedo i commenti. Ok. Eccoci, adesso vi vedo. Ok, grande, non vedevo i commenti. Ciao, ciao a tutti. Perfetto, mi vedete e mi sentite. Grande, mi sembra un miracolo visto le ultime volte. Bentornati, grazie, grazie mille ragazzi. Come state? Spero tutto bene. Ci siamo connessi con un po' di anticipo perché così almeno vediamo se va tutto bene e anche perché vi devo dare un po' di informazioni e di comunicazioni prima di partire. Grazie, ciao Simona, ciao Gabriella, ciao a tutti, bentornati anche voi. Abbiamo fatto una settimana di pausa, come sapete, perché avevamo proprio voglia di riposarci e poi mi fa piacere sapere che vi siamo mancate, no, davvero è stato molto, molto bello perché ci avete scritto in tantissimi. E mi fa piacere che, diciamo, questa iniziativa sia entrata nella vostra quotidianità perché vuol dire che comunque stavamo facendo qualcosa di bello tutti insieme. Oggi ripartiamo, vediamo un po' come va. Ciao, ciao a tutti. No, vabbè, mi fa piacere. E come vi dicevo, vediamo come va. Noi volevamo usare questa settimana anche per fare un test, perché chiaramente sappiamo che apprezzate l'iniziativa, non era un ricatto morale ovviamente, ma volevamo giusto capire quante persone hanno ricominciato a lavorare, quante persone sono effettivamente presenti durante i live in contemporanea e quante invece no, perché chiaramente per noi è un impegno essere qua ed ora live e quindi cioè, ci sta perché ci piace, però volevamo vedere quante persone ancora riescono a partecipare. Ciao a tutti, mi fa piacere, state entrando piano piano. Sto guardando che ore sono, non sono neanche le 7, siamo in anticipo, quindi possiamo continuare a chiacchierare ancora un po'. Oggi, la classe di oggi si chiama The Power of the Flow 2, sarà un'altra. Sto leggendo i commenti, mi viene da ridere. Sarà un'altra. Cosa stavo dicendo? Un'altra classe di Power Yoga in cui andremo a concentrarci principalmente sul flow, sul respiro e quindi su come coordinare il respiro al movimento. Come sempre vi serviranno dei blocchi e adesso direi che vi posso dare le informazioni di servizio perché sono le 7. Sì, allora ragazzi, vedo dei commenti sugli orari, alcuni chiedono di spostarlo alle 18:30, altri alle 20. Io non, ovviamente è impossibile accontentare tutti perché alcuni dicono così è troppo tardi perché dobbiamo fare la cena, altrimenti così è troppo presto perché dobbiamo necessariamente avere il tempo di tornare dall'ufficio. È un test questo, anche per questo. Perfetto, allora, informazione numero uno. Come vi dicevo, vi abbiamo chiesto un supporto per diciamo, diffondere l'iniziativa perché abbiamo fatto una settimana di pausa e ci siamo resi conto che molte persone non sapevano neanche che eravamo in pausa. Quindi se fate questa classe, ma anche le prossime classi, vi chiedo magari quando fate storie, quando fate post, di condividerle, di taggarci e di taggare anche la nuova pagina perché, come avrete visto, abbiamo creato la pagina Resto a casa faccio yoga, quindi seguite la pagina, lì sarete informati di tutto il calendario, tutte le iniziative che faremo, quindi taggate la pagina, taggate noi, seguitela e cercheremo comunque di avere un luogo in questo modo per essere tutti comunque sempre ben informati. Questa è la principale novità di oggi che volevo darvi. Poi, per quanto riguarda il calendario della settimana, mercoledì ci sarà Martina Sergi, venerdì ci sarà Martina Rando e il calendario ovviamente lo trovate nella pagina, quindi seguite la pagina sicuramente se non l'avete ancora fatto, ma vedo che già tanti di voi l'hanno fatto. Lezione di oggi, come sempre, sarà senza musica, quindi se volete andate a mettere una playlist, come sempre io ho la playlist che si chiama Power Yoga che trovate su Spotify cercando Claudia Casanova.
So che ci sono alcune persone che magari oggi iniziano e invece ci sono persone che già ci seguono da 2 mesi e magari persone anche avanzate. Per questo motivo la pratica sarà multilivello. Oggi darò anche una variante avanzata avanzata, quindi ovviamente darò sempre le varianti di base. Quindi quello che vi chiedo di fare come sempre è ascoltarvi, fare quello che riuscite a fare, quello che il vostro corpo può fare, senza fare niente che di pericoloso, senza fare niente che possa in qualche modo mettervi in una condizione di difficoltà o di disagio. Però allo stesso tempo ricordatevi sempre di dare il massimo, perché questo comunque è un qualcosa che è un approccio che comunque si fa, bisogna avere sempre un po' nella vita, non solo nello sport, nello yoga e tutto. Perfetto, la classe di oggi è quindi una multilivello, vi darò diverse varianti, la musica la potete mettere. Se ci siamo, sono quasi le 7:05, io direi che siamo praticamente pronti a iniziare. Sarà una classe abbastanza intensa, spero di farvi scaricare tutta la tensione che magari avete accumulato oggi durante la giornata di lavoro. Io vi sto leggendo ma un po' da lontano, sto diventando sempre più miope. Comunque adesso vado sul tappettino perché vedo che già siamo tanti e ci vediamo dopo, perché vengo di nuovo a salutarvi e a leggere i commenti, ok? Un bacione a tutti, vado di là. Perfetto, siamo pronti a iniziare. Allora, andiamo sul nostro tappettino e ci sediamo in una posizione comoda, gambe incrociate, la schiena dritta, rilassiamo le spalle e spingiamo la testa verso l'alto. La possiamo lasciare andare le mani lungo le ginocchia e chiudiamo per un attimo gli occhi. E iniziamo per la prima volta in questa classe a concentrarci sul nostro respiro. Il respiro è importantissimo in questo tipo di lezioni perché sono delle lezioni dove il ritmo è protagonista. E quindi è necessario che il ritmo sia dettato dal respiro e dal movimento. Quindi inspiro dal naso ed espiro dal naso. Inizio a concentrarmi sulla mia respirazione e sento l'aria che entra attraverso le narici, attraverso il mio corpo e poi l'aria che esce attraverso le narici. Cerco di concentrarmi su tutto il percorso che l'aria fa quando entra e esce dal mio corpo e cerco di fare dei respiri sempre più lunghi e sempre più profondi, cercando di eguagliare il ritmo la lunghezza dell'inspirazione alla lunghezza dell'espirazione. Cerchiamo di ascoltare il nostro respiro e in questo modo ci aiuterà sicuramente a liberare la mente da ogni pensiero e a concentrarci su questo momento e sulla pratica che stiamo per fare. Ora lentamente avviciniamo il mento allo sterno e inspirando avviciniamo l'orecchio destro alla spalla destra e facciamo le circonduzioni del collo. La testa scivola dietro ed espiro orecchio sinistro spalla sinistra e poi torno al centro. E ancora inspiro orecchio destro spalla destra. La testa scivola dietro, espiro orecchio sinistro, spalla sinistra e poi torniamo al centro. Facciamo dei movimenti lentissimi. Ancora inspiro, vado a destra, lentamente rotolo verso dietro, espiro, torno a sinistra e poi riportiamo il mento allo sterno. Cambiamo lato, adesso inspiro, vado verso sinistra. E lentamente scivolo dietro, espiro, vado a destra e poi mento allo sterno e ancora inspiro, vado a sinistra e lentamente scivolo dietro, espiro, vado a destra e poi mento allo sterno e ancora uno, inspiro, faccio l'ultima circonduzione lentamente. Espiro, vado a destra e poi torniamo al centro. Riportiamo la testa in una posizione neutra e apriamo gli occhi. Adesso inspirando portiamo il busto in avanti, apriamo bene il petto ed espirando formiamo una gobba e torniamo indietro. Ancora inspiro, porto il busto in avanti, apro bene, espiro, torno indietro, inarco la colonna, inspiro ancora avanti ed espiro, torno indietro,
Ancora due. Inspiro avanti. Ed espiro, torno indietro. Ancora uno. Inspiro avanti. Ed espirando lentamente, torniamo indietro. Adesso torniamo al centro, riportiamo la schiena in una posizione neutra. Inspiriamo, portiamo le mani verso l'alto. Ed espirando, appoggiamo la mano sinistra a terra e la mano destra rimane in alto. Andiamo ad allungare il fianco destro, manteniamo il petto aperto. La spalla rimane aperta, non vuole cadere verso il basso. Inspiro bene qua. Ed espirando, appoggiamo la mano destra a terra e solleviamo la mano sinistra verso l'alto. Allunghiamo adesso il fianco sinistro. Adesso che la pratica è più lenta, cercate di concentrarvi proprio sul ritmo, respiro, movimento, perché dopo chiaramente diventerà più complicato. Espiro, torno al centro. Adesso appoggiamo le mani a terra, srotoliamo sulle ginocchia e ci portiamo in quadrupedia. Cerchiamo di allineare i polsi alle spalle, le ginocchia ai fianchi. E adesso stendo la gamba destra, piede a martello, piego il ginocchio in modo tale che la tibia formi un angolo di 90 gradi con la coscia. Inspiro, inarco la colonna come se volessi fare una sorta di back bending, guardo avanti. Ed espirando, formo una gobba e porto il ginocchio al naso. Ancora, inspiro. Ginocchio su, guardo avanti, ombelico verso terra, e espiro, ginocchio al naso. Ancora tre, inspiro, gamba su, apro bene, e espiro, ginocchio al naso. Inspiro su, in arco, e espiro, ginocchio al naso. Facciamo l'ultimo, inspiro su, ed espiro, ginocchio al naso. Torniamo in quadrupedia, rialliniamo i polsi e le ginocchia e ora, inspirando, portiamo il piede, la gamba sinistra in alto, ginocchio teso, piede flesso. Ora piego il ginocchio in modo tale da formare un angolo di 90 gradi tra la tibia e la coscia. Inspiro, spingo l'ombelico in basso, apro bene il petto, guardo avanti ed espirando, inalchiamo la colonna e portiamo il ginocchio al naso. E ancora, inspiro, gamba su, apro il petto, guardo avanti. Ed espirando, ginocchio al naso. Ancora tre. Inspiro, gamba su, guardo avanti. Espiro, ginocchio al naso. Ancora due. Inspiro su. Espiro, ginocchio al naso. Inspiro su. Ed espiro, ginocchio al naso. Ok, torniamo in quadrupedia, adesso riscaldiamo i polsi, iniziamo a fare delle circonduzioni intorno ai polsi, quindi inspirando andiamo verso destra, faccio una circonduzione, porto il busto in avanti, poi vado verso sinistra, stiamo facendo circonduzioni in senso anti-orario, e ancora inspiro, vado a destra, porto il busto in avanti, e poi vado verso sinistra, inizio a caricare i polsi, inspiro, ancora vado a destra, porto il busto in avanti, e poi vado a sinistra. Torniamo al centro e invertiamo il giro. Adesso inspiro, vado a sinistra, porto il busto in avanti e poi torno al centro. E ancora inspiro, sinistra, avanti e poi torniamo al centro e facciamo l'ultimo. Inspiro, vado a sinistra, poi in avanti e poi torniamo al centro. Adesso prendiamo la mano destra, ruotiamo la mano e portiamo la punta delle dita verso di noi e proviamo a spingere il busto verso dietro fin dove arriviamo. In questo modo iniziamo ad allungare, diciamo, il polso, arriviamo dove riusciamo senza forzare. Stiamo ancora riscaldando, ci stiamo ancora preparando la pratica. Ora torniamo al centro, riporto la mano destra nella sua posizione e ruoto la mano sinistra e porto le dita della mano sinistra verso di me. Porto leggermente il peso indietro e sento il polso che si allunga. Non esageriamo, arriviamo dove riusciamo, vogliamo semplicemente iniziare a riscaldare. E adesso torniamo al centro e ruotiamo, se non è troppo, entrambe le mani, spingendo le punte verso di noi, quindi le dita sono ben aperte. Di nuovo, spostiamo il peso indietro, arriviamo dove possiamo, possiamo anche stare praticamente dritti se sentiamo che già tira in quella posizione. E poi torniamo al centro. Ruotiamo le mani e adesso puntiamo i piedi e solleviamo i fianchi verso l'alto, ci prepariamo al nostro primo cane faccia in giù. Appoggiamo bene le mani a terra con le dita aperte. Lo spazio tra indice e medio guarda avanti
e inizio a pedalare portando un tallone alla volta verso terra, non importa se non arrivo a terra col tallone, l'importante è che la schiena sia dritta. Cerco di, come sempre, di allungare bene la schiena, rilassare le spalle e rivolgo lo sguardo verso la punta dei piedi, continuo a pedalare, inspiro, porto un tallone verso l'altro ed espiro, porto l'altro tallone. Ancora, cerchiamo di fare tutti i movimenti di cui abbiamo bisogno, ci siamo, anche se vogliamo muovere i fianchi, se vogliamo continuare a fare questi piccoli o grandi movimenti, quello che ci sentiamo. Adesso al prossimo inspiro, portiamo entrambi i talloni verso l'alto ed espirando avviciniamo i talloni verso terra, arriviamo dove riusciamo. E ancora, inspiro, porto i talloni verso l'alto ed espiro, arrivo dove posso. Cerco la mia posizione, cerco di mantenere la schiena dritta. Se sento troppo peso nelle mani, cerco di portare il peso all'indietro in modo tale da distribuirlo tra mani e piedi. Se ho bisogno, piego le ginocchia, l'importante è che la schiena sia dritta. Ancora un respiro qui. E adesso al prossimo inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto. Ed espirando, porto il ginocchio al naso. E ancora inspiro, gamba destra verso l'alto. E espiro, ginocchio al naso. Inspiro, gamba su, espiro, ginocchio, naso. Inspiro, gamba su per l'ultima volta ed espirando porto il piede destro tra le mani. Sono in un affondo basso, appoggio la mano sinistra a fianco al piede destro e apro la mano destra verso l'alto. Affondo coi fianchi, le gambe sono forti. Inspiro qua, apro bene il petto, guardo la mano destra. Allungo la testa in avanti ed espiro, torno giù con la mano destra e poi riporto il piede destro dietro e rientro nel mio cane a faccia in giù. Adesso inspirando portiamo la gamba sinistra verso l'alto ed espirando ginocchio naso. Stringo bene l'addome e ancora inspiro gamba su e espiro ginocchio naso. Ancora inspiro su e espiro ginocchio naso. Stringo forte. Inspiro gamba su ed espiro piede sinistro tra le mani. Mano destra a fianco al piede sinistro, gambe forti, affondo coi fianchi, inspiro, apro la mano sinistra verso l'alto, guardo la mano sinistra, spalle rilassate, affondo bene con i fianchi, faccio una leggera torsione, allungo bene la colonna ed espirando, torniamo con le mani a terra e torniamo in cane a faccia in giù. Arresto da qua, inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti e faccio un passo, porto entrambi i piedi tra le mani, lascio i piedi leggermente aperti alla stessa distanza dei fianchi e inizio a afferrarmi i gomiti opposti e a oscillare a destra e a sinistra. Abbandono completamente la mia colonna verso il basso e inizio a srotolare un po' la colonna e a mobilizzarla e vado ancora a destra e a sinistra. Inspiro qua, espirando sciolgo le mani e inizio a srotolare una vertebra alla volta, la testa sale per ultima. Quando arrivo su, spingo le mani verso l'alto e vado in punta di piedi. Cerco di stare forte sui piedi, in equilibrio, spalle rilassate, braccia attive. Ancora un respiro qui. E poi appoggio i talloni ed espirando scendo come se volessi entrare in sedia. Scendo più che posso, apro bene il petto e poi rilasso le braccia verso il basso, rilasso il mio busto e poi di nuovo srotolo verso l'alto, una vertebra alla volta, lo rifacciamo altre due volte. Quando arrivo su, sollevo le braccia verso l'alto, vado in punta di piedi, tengo qua, tengo in equilibrio, le caviglie sono forti, le spalle sono rilassate, guardo un punto fisso. Inspiro qua ed espirando, appoggiamo i talloni, entriamo in sedia, quindi pieghiamo le ginocchia, abbassiamo il bacino mantenendo il petto aperto finché riusciamo a scendere giù e poi abbandoniamo completamente il busto e le braccia e iniziamo a srotolare verso l'alto, srotolo completamente, la testa sale per ultima, l'ultima volta, inspiro, mani verso l'alto, spalle rilassate, vado in punta di piedi, blocco le caviglie, guardo un punto fisso, ancora un respiro, apro bene il petto ed espirando, appoggio i talloni, entro in sedia, faccio un affondo verso il basso, tengo il petto aperto e poi abbandono le braccia e abbandono il busto, srotolo verso l'alto. La testa sale per ultimo e adesso ci prepariamo i nostri saluti al sole. Andiamo fronte da pettino, uniamo bene gli alci, attiviamo bene le gambe, le ginocchia spingono verso l'alto. Portiamo le mani lungo i fianchi, le spalle sono rilassate ma la testa spinge verso l'alto. Adesso inspiro, mani verso il cielo
Ed espirando mi piego dai fianchi, posso piegare le ginocchia. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti, spalle lontane dalle orecchie, posso appoggiare anche le mani sulle tibie. Espirando andiamo in panca, portiamo entrambi i piedi dietro, busto forte. E chi vuole, qua chi sta iniziando, appoggia le ginocchia e piega i gomiti. Iniziamo a fare il primo chaturanga. Avviciniamo il petto verso il tappetino e manteniamo i gomiti aderenti alla cassa toracica. E poi inspirando andiamo in cane a faccia in su, il dorso spinge verso terra, spingo il petto in avanti. Le spalle sono rilassate, la testa spinge verso l'alto. Ed espirando andiamo in cane a faccia in giù. Riprendiamo la nostra posizione, se necessario pieghiamo le ginocchia, ma manteniamo la schiena dritta come sempre. E ora inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti e faccio un passo, porto entrambi i piedi tra le mani. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti, spalle lontane dalle orecchie. Ed espiro, mi piego, mi rilasso. Inspiro, mani verso il cielo. Ed espiro, Samastiti. Adesso faremo altri 4 salti del sole più veloci. Ognuno segue il ritmo del proprio respiro, quindi li faremo in modo fluido e continuo. Se io vado troppo veloce o vado troppo lenta, voi andate al ritmo del vostro respiro. Inspiro, mani al cielo, ed espiro, mi piego dai fianchi. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti, espiro, vario panca, piego i gomiti che rimangono aderenti alla cassa toracica, chaturanga, chi vuole ginocchia giù. Inspiro, cane su, spingo il petto in avanti, espiro, cane giù. Riprendo la mia posizione, inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, faccio un passo, porto i piedi tra le mani. Inspiro, schiena piatta, Ardha Uttanasana, espiro, mi piego, Uttanasana. Inspiro, mani al cielo, scendo subito giù, espiro giù, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana, schiena piatta, espiro, vado in panca, piego i gomiti, chaturanga. Inspiro, cane su, spingo il petto in avanti, espiro, cane giù. Porto i fianchi verso l'alto, spalle rilassate. Inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti e faccio un passo, porto i piedi tra le mani. Inspiro, schiena piatta, spalle lontane dalle orecchie, espiro, Uttanasana. Inspiro, mani su, espiro, Uttanasana, mi piego dai fianchi. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti, espiro, vado in panca, piego i gomiti, chaturanga. Inspiro, cane su, spingo il petto in avanti, espiro, cane giù. Riporto i fianchi verso l'alto, inspiro, piego le ginocchia, passo tra le mani. Inspiro, schiena piatta, espiro, mi piego. Inspiro, mani al cielo, di nuovo giù. Espiro, mi piego. Inspiro, schiena piatta, espiro, vado in panca. Piego i gomiti, che rimangono sempre aderenti alla cassa toracica. Inspiro, cane su. Espiro, cane giù. Spingo i fianchi verso l'alto, inspiro, piego le ginocchia, faccio un passo. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti, espiro, mi piego. Inspiro, mani su, l'ultimo. Espiro, mi piego dai fianchi. Inspiro, schiena piatta, espiro, vado in panca. Piego i gomiti, chaturanga. Inspiro, cane su. Espiro, cane giù. Rimango qua. Rimaniamo qua, sentiamo come è cambiato il nostro respiro e ci stiamo riscaldando. Siamo qua per 5 respiri. Respiriamo sempre inspirando dal naso ed espirando dal naso. Ancora 3 respiri qua. Cerchiamo di allontanare le spalle dalle orecchie. E guardiamo sempre la punta dei piedi. Allungo bene la colonna. Adesso vi darò 2 varianti. E come sempre, ogni volta che vi do le varianti, scegliete quella che va bene per voi. Se non avete mai praticato, se sono le prime volte, scegliete sempre la variante più facile. Inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto. Chi non ha mai praticato, chi ha le prime volte, fa semplicemente delle piccole pulsazioni verso l'alto. Altrimenti, gli altri, ginocchio piegato, sposto il peso in avanti e faccio 3 salti, come se volesse entrare in verticale. Vanno bene anche dei salti millimetrici. Mani attive, mani, braccia forti, gambe attive. 1, 2 e 3. Ok, torniamo tutti in cane, faccia in giù con la gamba verso l'alto. Ed espirando portiamo il piede destro tra le mani. Il piede sinistro è completamente appoggiato a terra e ruota di 45 gradi. Inspiro, mani verso l'alto, guerriero 1. Nel guerriero 1
ho tutto il piede appoggiato a terra ed è ruotato di 45 gradi, i fianchi guardano in avanti, quindi ho il fianco sinistro che spinge avanti, il fianco destro che spinge dietro, affondo bene con il bacino e sto sempre attenta a non superare, ad allineare il ginocchio destro con la caviglia destra, spalle rilassate, le dita attive, inspiro bene qua ed espirando portiamo le mani a terra. Piede destro dietro, possiamo fare direttamente un ekapada chaturanga mantenendo la gamba verso l'alto oppure un chaturanga normale, piego i gomiti, inspiro cane su ed espiro cane giù. Perfetto, adesso andiamo a rifarlo dall'altro lato, inspirando portiamo la gamba sinistra verso l'alto, chi vuole rimane qua e fa delle piccole pulsazioni spingendo la gamba sinistra verso l'alto, chi vuole tre salti in verticale, quindi guardo avanti, porto peso in avanti, piego la gamba e vado. Uno, gambe attive, due e tre. Ok, torniamo tutti in cane faccia in giù con la gamba sinistra in alto e portiamo il piede sinistro tra le mani. Piede destro è completamente appoggiato a terra e ruotato di 45 gradi. Inspiro, guerriero 1, mani al cielo, piede completamente appoggiato, ginocchio sinistro allineato alla caviglia sinistra, anca sinistra che spinge dietro e anca destra che spinge in avanti, spalle rilassate, dita bene attive, inspiro qua, apro bene il petto ed espirando riportiamo le mani a terra e portiamo il piede sinistro dietro, o andiamo in chaturanga o in kapada chaturanga col piede sinistro sollevato, inspiro cane faccia in su ed espiro cane faccia in giù. Stiamo due respiri qua, ancora uno, e poi inspirando piego le ginocchia, faccio un passo, porto i piedi tra le mani, inspiro schiena piatta, spalle lontane dalle orecchie, ed espiro mi piego, inspiro mani al cielo, ed espiro samastiti. Ok, adesso andiamo a rifarlo, di nuovo, inspiro mani verso il cielo, espiro mi piego dai fianchi. Inspiro schiena piatta, guardo avanti, espiro vado in panca, piego i gomiti, chaturanga, inspiro cane su, espiro cane giù, inspiro gamba destra verso l'alto, chi vuole fa le pulsazioni, altrimenti tre salti in verticale, andiamo, uno, due e tre. Ok, va benissimo anche se di un millimetro. Porto il piede destro tra le mani, piede sinistro completamente appoggiato a terra, ruoto di 45 gradi, inspiro guerriero 1, apro bene il petto, affondo bene verso il basso, mantenendo i fianchi rivolti in avanti, spalle rilassate, inspiro bene qua ed espiro, mani a terra, chaturanga o ekapada chaturanga, piego i gomiti, inspiro cane su ed espiro cane giù. Perfetto, andiamo a farlo dall'altra parte. Adesso inspirando, gamba sinistra verso l'alto. Chi vuole fa delle piccole pulsazioni, altrimenti tre salti in verticale. Andiamo, uno, due e tre. Ok, piede sinistro tra le mani. Piede destro completamente appoggiato a terra, ruoto di 45 gradi. Inspiro, guerriero 1, spalle rilassate. Dita attive, ancora una volta, fianco destro che spinge in avanti, fianco sinistro che spinge indietro. Inspiro bene qua ed espirando, mani a terra, chaturanga o ekapada chaturanga, piego i gomiti. Inspiro, cane su ed espiro, cane giù. E siamo qua per 5 respiri. Riportiamo il ritmo del nostro respiro alla normalità, cerchiamo... Se abbiamo il respiro accelerato, cerchiamo di allungarlo, allungando l'inspirazione e l'espirazione dal naso. Ancora due respiri qua. Ok. Adesso il prossimo inspiro, gamba destra verso l'alto, ed espirando piego il ginocchio, avvicino il tallone al gluteo. Inspiro qua, chi vuole rimane qua, chi vuole lascia scivolare il piede destro a terra ed entra in wild thing. La mano sinistra, la mano destra si stacca e apro completamente. Il petto è rivolto verso l'alto. Inspiro qui, apro bene ed espirando torniamo tutti indietro. Gamba destra verso l'alto e poi
Piede destro all'esterno della mano destra. Sole della lucertola. Quindi il mio piede è all'esterno della mano destra. Vado un po' avanti e indietro. Cerco, sento la mia anca che si apre. E adesso appoggiamo la mano destra a terra, ruotiamo il piede sinistro a terra e lo appoggiamo completamente. E poi con la mano sinistra apriamo verso l'alto. Se questo è troppo, possiamo appoggiare il gomito alla coscia. La mano sinistra si allunga come se volesse continuare a formare, diciamo, la diagonale del nostro corpo. Inspiro qua, apro bene la spalla, qualsiasi sia la nostra variante. Adesso espirando stacchiamo il braccio destro. E teniamo forte, cerchiamo di mantenere il petto aperto, quindi la spalla sinistra rimane aperta, rimane rivolta verso davanti a noi e non verso il basso. E ora inspiro, mano sinistra nella mano sinistra, andiamo in reverse warrior, mano destra verso l'alto, allungo il fianco destro ed espirando stendo la gamba destra, torno al centro, allungo il busto in avanti finché posso e poi appoggio la mano destra nella gamba destra ed entro nel triangolo. Inspiro qua, cerco di arrivo dove posso, non è un problema, voglio avere la schiena piatta completamente, guardo la mano sinistra se riesco, inspiro qua ed espirando torniamo a appoggiare le mani a terra e torniamo in panca, piego i gomiti chaturanga, inspiro cane su ed espiro cane giù, perfetto, adesso andiamo a ripeterlo dall'altra parte, inspirando gamba sinistra verso l'alto. Ed espirando, piego il ginocchio vicino al tallone e al gluteo, se voglio rimango qua. Se rimango qua il peso è distribuito tra mano destra e mano sinistra nello stesso modo. Chi vuole fa scivolare il piede sinistro a terra, stacca la mano sinistra, apre il petto che è rivolto al soffitto, apri la mano sinistra ed entriamo in wide finger. Inspiro qua. Ed espirando, torniamo tutti indietro e ci ritroviamo tutti quanti in cane faccia in giù. Con la gamba sinistra verso l'alto. Inspiro qua, espiro, porto il piede sinistro all'esterno della mano sinistra, sono nella mia lizard. Vado avanti e indietro, inizio a mobilitare un po' l'anca sinistra. E ora appoggio la mano sinistra all'interno del piede sinistro, ruoto il piede destro, l'appoggio completamente a terra ed entriamo nel nostro extended side angle. Come prima, se questa variante è troppo, possiamo appoggiare il gomito alla coscia. L'importante è che la spalla destra rimanga aperta. Inspiro qua, apro bene il petto, scegliamo la nostra variante e cerchiamo di fare la stessa variante a destra e a sinistra, anche se i due lati sono sempre diversi. E ora allungo anche la mano sinistra e tengo forte, tengo sempre il petto rivolto in avanti, non voglio crollare, voglio sempre rimanere attiva con la spalla completamente aperta. Ora inspiro, torno su, appoggio la mano destra nella gamba destra, allungo la mano sinistra verso l'alto e allungo tutto il fianco sinistro. Ed espirando, torno al centro, stendo la gamba sinistra, allungo il busto in avanti ed entro nel triangolo. Mano sinistra nella tibia, nella caviglia, dove arriva, mano destra verso l'alto, la schiena è piatta. Guardo la mano destra se non mi dà fastidio, se non ho problemi. Inspiro qua. Ed espirando, mano a terra e torniamo in panca. Piego i gomiti, chaturanga, inspiro cane su ed espiro cane giù. Inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, faccio un passo, porto i piedi tra le mani. Inspiro, schiena piatta ed espiro, mi piego. Inspiro, mani al cielo ed espiro, Samasthiti. Perfetto, lo rifacciamo un'altra volta, destra e sinistra. Ricominciamo. Inspiro, mani verso il cielo ed espiro, mi piego dai fianchi. Inspiro, schiena piatta, espiro, vado in panca, piego i gomiti, chaturanga. Inspiro, cane su. Spingo il petto in avanti, espiro, cane giù. Inspiro, gamba destra verso l'alto, espiro, piego il ginocchio vicino al tallone del gluteo. Chi vuole rimane qua. Chi vuole fa scivolare il piede destro a terra, stacco il braccio destro. Entro in wide finger. Inspiro qua, mi apro bene. Ed espirando, torno indietro. Torniamo tutti in cane, faccia in giù, gamba destra verso l'alto. Espiro, porto il piede destro all'esterno della mano destra. Vado un po' avanti e indietro e poi appoggio la mano destra a terra, ruoto il piede sinistro, lo appoggio completamente ed entriamo in extended side angle nella nostra variante di prima. Inspiro, affondo bene, apro bene il petto ed espiro, stacco la mano destra, reggo forte, affondo bene, inspiro qua
Ed espiro, torno al centro, mano sinistra nella mano sinistra, reverse warrior, allungo il fianco destro, mano destra verso l'alto. Ed espiro, torno al centro, stendo la gamba destra, allungo il busto in avanti ed entro nel triangolo. A mano sinistra verso l'alto, guardo su. Ed espirando, mani a terra, gamba dietro, vado in panca, piego i gomiti, chaturanga, inspiro cane su, ed espiro cane giù. Adesso lo ripetiamo dall'altra parte, come prima, inspiro gamba sinistra verso l'alto, ed espiro, piego il ginocchio, tallone e gluteo, posso rimanere qui, oppure posso far scivolare il piede sinistro a terra, stacco la mano sinistra, apro, rivolgo il petto al soffitto, apro bene, wild thing. Inspiro qua ed espirando torno indietro, cane faccia in giù, gamba sinistra verso l'alto, espiro piede sinistro all'esterno della mano sinistra, siamo in lizard nella lucertola, vado avanti indietro e ora appoggio la mano sinistra a terra, ruoto il piede destro, lo appoggio completamente a terra e rientriamo in extended side down, mano destra verso l'alto, scegliamo la nostra variante di prima, apro bene la spalla, inspiro apro bene il petto. Ed espirando, anche la mano sinistra verso l'alto, tengo forte, inspiro qua, non crollo con le spalle, ed espiro, torno al centro, mano destra sulla gamba destra, allungo bene la gamba sinistra verso l'alto, allungo il fianco sinistro, ed espirando, stendo la gamba sinistra, allungo il busto in avanti, ed entro in triangolo, schiena piatta, guardo la mano destra verso l'alto, inspiro qua, ed espirando, mani a terra. Vado in panca, piego i gomiti, chaturanga, inspiro cane su ed espiro cane giù, inspiro piego le ginocchia, guardo avanti, faccio un passo, inspiro schiena piatta, espiro mi piego dei fianchi, inspiro mani al cielo ed espiro stramastiti. Perfetto, adesso se ce ne avete tenete dei blocchi vicini e ci prepariamo a fare qualche posizione di equilibrio, ci concentriamo sul piede destro. E per migliorare il nostro punto d'appoggio adesso, guardate le vostre dita dei piedi, sollevatele e cercate di aprirle il più possibile. E adesso schiacciatele verso terra, in modo tale che aderisca tutto il piede al pavimento, col piede destro. Abbiamo creato la nostra base. Piede sinistro, andiamo a entrare nella posizione dell'albero, quindi scegliete variante numero 1, piede sinistro appoggiato a terra. Variante numero 1, 2. Piede sinistro nella tibia del piede destro. Variante numero 3, piede sinistro all'interno della coscia destra. Se scegliete la variante numero 3, ricordatevi sempre che la coscia spinge verso il piede e il piede spinge verso la coscia. Scegliamo la nostra variante, cerchiamo di rifarla a destra e a sinistra, anche se sono lati completamente diversi. Mani in preghiera. E adesso ci godiamo la nostra posizione di equilibrio. Come sempre, concentriamoci su un punto fisso e concentriamoci sul nostro respiro. È l'unico modo per rimanere in equilibrio e per cercare di non farci distrarre da pensieri che ci farebbero perdere completamente l'equilibrio. Se siamo entrati nel mood giusto, adesso inspiriamo e solleviamo le mani verso l'alto, spalle rilassate. Continuiamo a guardare il nostro punto fisso, continuiamo a pensare solo al nostro respiro. Se cadiamo non è un problema, torniamo su, ma se ci concentriamo abbiamo molte meno probabilità di cadere. Ancora un respiro qui. Ed espirando, riportiamo le mani al centro, stringiamo il ginocchio al petto, senza appoggiarlo a terra. E adesso transitiamo in barriera 3, quindi la gamba sinistra va indietro, mantengo il petto aperto, il piede è flesso, la punta del piede è rivolta verso il basso, apro bene il petto, cerco di formare una T con il mio corpo, guardo un altro punto fisso. Adesso appoggio le mani a terra o sui blocchi se ho bisogno, in modo tale da fare un guerriero 3 sostenuto. Anche qua cerchiamo di mantenere il petto aperto. E ora inspiro, allungo bene la colonna ed espirando portiamo il ginocchio al naso. Inspiro, allungo bene la colonna ed espirando portiamo il ginocchio sinistro dietro il ginocchio destro, piego entrambe le gambe e arrivo quasi a toccare terra col piede sinistro. Inspiro, allungo di nuovo. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, piego entrambe le gambe e avvicino il piede sinistro a terra. Inspiro, allungo. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, squat. E ancora due. Inspiro, allungo.
Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, mi piego. Facciamo l'ultimo. Inspiro, allungo. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, piego. Inspiro, allungo. Torno in guerriero 3. Stacco le mani fortissimi con la gamba destra. Guardo un punto fisso. Ed espirando, porto il ginocchio in avanti senza appoggiarlo. Estendo la gamba in avanti, la punta rivolta in avanti. Sto qua per 5, per 4, per 3, per 2, per 1 e rilasso. Ok, shaker un attimo se ne ho bisogno e andiamo a ripeterlo dall'altra parte. Adesso ci concentriamo sul piede sinistro, facciamo quello che abbiamo fatto prima. Creiamo la nostra base, la nostra radice, quindi solleviamo le dita del piede, le apriamo più che possiamo e poi le appoggiamo sul tappetino in modo tale da creare tutti i punti di appoggio di cui abbiamo bisogno. Scegliamo la nostra variante dell'albero, variante numero 1 piede a terra, oppure piede alla tibia, oppure piede all'interno della coscia. Scegliamo la stessa che abbiamo scelto prima per l'altro lato, portiamo le mani in posizione di preghiera. Le spalle sono rilassate, lo sguardo è rivolto a un punto fisso. Cerchiamo di calmare il respiro se abbiamo un respiro ancora agitato e soprattutto cerchiamo di concentrarci come prima, solo sul nostro respiro, perché concentrandoci sul respiro riusciamo a distrarci molto di meno. Se siamo comodi, se siamo arrivati a uno stato di concentrazione che è sufficiente per mantenere la posizione, solleviamo le braccia e apriamo le mani al cielo, manteniamo le spalle rilassate e continuiamo a guardare il nostro punto fisso. Continuiamo a inspirare dal naso ed espirare dal naso. Ancora uno. Se cadiamo, come sempre, riprendiamo la posizione, non c'è nessun problema. Ed espirando, torniamo con le mani in preghiera, stacchiamo la gamba e avviciniamo il ginocchio al petto. Senza muoversi da questa posizione, adesso stacchiamo le mani e facciamo transitare la gamba destra dietro per entrare in guerriero 3. Il piede destro è flesso e la punta è rivolta verso il basso. Il petto è aperto, le mani scorrono lungo i fianchi. Cerco di guardare un altro punto fisso, siamo in un'altra posizione di equilibrio. La gamba sinistra è forte. Cerco sempre di mantenere il petto aperto, le spalle sono rivolte un po' all'indietro. Guardo avanti. Ancora un respiro. E ora, chi ha bisogno riprende i blocchi, altrimenti appoggiamo le mani a terra. E facciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima. Inspiro, allungo bene la colonna. Ed espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Espiro, ginocchio destro, dietro il ginocchio sinistro. Piego entrambe le gambe. Cerco di appoggiare quasi il piede destro a terra. Inspiro, allungo. Ed espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Espiro, piego. E ancora, inspiro, allungo. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, piego. Non appoggio. Inspiro, allungo, ancora due. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, piego. Ancora uno. Inspiro, allungo. Espiro, ginocchio, naso. Inspiro, allungo. Ed espiro, piego. Ora, inspiro, allungo di nuovo. Apro bene il petto, gamba sinistra fortissima. Torno in guerriero 3. Guardo un punto fisso. Cerco di ritrovare il mio equilibrio. Adesso sentirò la gamba sinistra che fa un po' più fatica, poi porto il ginocchio destro al petto e stendo la gamba destra in avanti. Piede, tengo la punta del piede, arrivo dove arrivo, tengo qua per 5, per 4, per 3, per 2 e per 1 e torno a terra e sciolgo. Perfetto, adesso ci riportiamo fronte tappetino. Inspiriamo, portiamo le mani verso il cielo. Ed espiro, mi piego dai fianchi. Inspiro, schiena piatta, guardo avanti. Espiro, stanca. Piego i gomiti, chaturanga. Inspiro, cane su. Espiro, cane giù. Adesso inspiro, gamba destra verso l'alto. Espirando, portiamo il piede destro fuori dalla mano sinistra. Quindi portiamo il piede verso la mano sinistra. E poi, una volta che l'abbiamo appoggiato nella parte esterna, solleviamo la mano sinistra verso l'alto e siamo in Fallen Triangle. Cerchiamo di mantenere i fianchi verso l'alto. Tengo forte. Tengo bene qua, il piede sinistro è ben appoggiato a terra. Ancora un respiro qui, tengo forte col fianco destro. E
ed espirando appoggiamo il bacino a terra e ci sediamo, siamo seduti con le gambe aperte. E ora inspiro, mani verso il cielo, apro bene il petto ed espirando afferriamo gli alluci e lentamente avviciniamo il petto dove arriviamo, il petto a terra. Non facciamo questo, ma ce possiamo anche stare qua, semplicemente manteniamo la schiena dritta. Ancora un respiro qui. E poi torniamo su col petto, mano destra appoggiata a terra e sollevo di nuovo i fianchi verso l'alto. Sono di nuovo in Fallen Triangle. Adesso faccio forza sul piede sinistro e sollevo il piede destro e lo porto vicino al piede sinistro. Sono entrata magicamente in Side Plank. Adesso voglio sollevare il mio piede sinistro e lo porto come se fossi nella posizione dell'albero. Se abbiamo problemi in questa posizione, ci fa male il polso, andiamo sui gomiti e stiamo nella nostra bellissima posizione dell'albero, che era un po' più, forse un po' più scomoda di quella che abbiamo appena fatto. Tengo bene il fianco destro, inspiro bene qua e ora sollevo di nuovo il piede sinistro e porto il piede sinistro vicino alla mano destra. Appoggio il ginocchio destro e andiamo in affondo. Sono in affondo basso, mani a terra, inspiro, apro bene il petto ed espirando, stendo il ginocchio, andiamo in mezza spaccata e lo rifacciamo ancora. Inspiro, vado avanti ed espiro, stendo il ginocchio. Ancora, inspiro avanti ed espiro, stendo il ginocchio. Stiamo qua per tre respiri. E come sempre inspiro, allungo la colonna ed espirando immaginiamoci di rilassare completamente. E ancora inspiro, allungo ed espiro, rilasso. Ancora uno, inspiro, allungo ed espiro, rilasso. Ora inspiro, piego il ginocchio, mani a terra e torno direttamente in cane faccia in giù. Adesso andiamo a farlo dall'altra parte, quindi inspirando portiamo il piede sinistro verso l'alto ed espirando portiamo il piede sinistro fuori dal fianco destro. Appoggiamo la parte esterna del piede a terra e una volta che siamo stabili apriamo la mano destra verso l'alto. Teniamo forte col fianco sinistro e siamo di nuovo in Fallen Triangle. Se vogliamo guardiamo la mano destra. Teniamo forte qua, forte col fianco. Anche qua se vi dà fastidio il polso usate i gomiti. E poi ci portiamo a sedere, quindi avviciniamo il bacino a terra, abbiamo le gambe divaricate, inspirando mani verso l'alto ed espirando. Posso agganciare gli alluci e arrivo dove posso. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta. Non è importante arrivare col naso sul pavimento, l'importante è fare dei piccoli passaggi per evitare di farci male e per evitare di imparare una posizione sbagliata. Quindi meglio rimanere un po' più su, ma avere la posizione corretta. Ora inspiro, torno su, poggio la mano sinistra e torno a sollevare i fianchi verso l'alto, ritorno in Fallen Triangle. Poggio tutta la forza sul mio piede destro e sollevo il piede sinistro e lo porto vicino al piede destro. Siamo entrati in Vasisthasana nel nostro Side Plank e ora solleviamo la gamba destra e riportiamo le gambe all'albero. Come prima, il fianco sinistro è fortissimo. Le dita della mano destra sono attive. Inspiro adesso e solleviamo il piede destro e portiamo il piede destro vicino alla mano sinistra. Ginocchio sinistro a terra, siamo in affondo basso. Inspiro, apro bene il petto, guardo avanti ed espirando stendo la gamba destra, siamo in mezzo spaccata. E ancora inspiro, guardo avanti ed espiro, stendo. Ancora uno, inspiro, guardo avanti ed espiro, stendo la gamba destra. Anche qua cerchiamo di mantenere la schiena piatta, stiamo qua, tre respiri. Inspiro, allungo la colonna ed espiro, rilasso. Inspiro, allungo ed espiro, rilasso. Ancora uno, inspiro, allungo ed espiro, rilasso. Inspiro, piego il ginocchio, torno avanti, porto le mani a terra e torno direttamente in cane faccia in giù. Adesso faremo una cosa molto divertente. Da qua transitiamo in panca e ci portiamo sui gomiti. State qui, non appoggiatevi. Ci aspettano 30 secondi di panca sui gomiti. Faccio partire il timer. Ok, continuiamo a inspirare dal naso ed espirare dal naso. Solo 30 secondi. In questo caso il respiro ci deve servire per cercare di affrontare anche delle situazioni, diciamo, di difficoltà
e aiutarci a percepire meglio il nostro corpo. Quindi fare questa posizione in apnea è assolutamente inutile. Questa posizione deve essere fatta mantenendo la respirazione di prima. Ancora, mancano ancora 3 secondi e poi rilassiamo. Perfetto. Adesso chi sta iniziando a praticare farà, dopo quest'attimo di pausa, altri 30 secondi di panca. Chi invece ha già una pratica avanzata, vi faccio vedere la posizione e poi andiamo a fare gli altri 30 secondi. Si chiama posizione del pavone o peacock. Si fa in questo modo, bisogna mantenere il petto aperto, le spalle sono sempre aperte. Da qui appoggiamo le mani con le dita rivolte verso di noi. Il segreto è sempre mantenere il petto aperto e guardare avanti. I gomiti si piegano, adesso ve la spiego prima poi ve la faccio vedere, e dobbiamo semplicemente cercare di portare il peso in avanti, come sempre se volete mettete un cuscino sotto la faccia se avete paura di cadere, e pian piano facciamo transitare il peso in avanti in modo tale che poi si stacchino le gambe. Vi faccio vedere. Mani, le mani sono fortissime, le dita sono aperte, ho tutti i polpastrelli appoggiati benissimo, piego i gomiti e vado in avanti. Continuo a guardare in avanti e poi le gambe si sollevano. Da qui posso provare a stenderle, che però chiaramente è più difficile. Va benissimo la prima variante, quindi con le gambe piegate, altrimenti un'altra variante è quella di farlo con le gambe a loto. Con le gambe a loto è leggermente più semplice, ma vabbè, ve lo faccio vedere, ma giusto... perché chiaramente non dovendo stendere le gambe è più facile. In questo modo, mani con le dita rivolte verso di me, piego i gomiti, stendo, guardo in avanti, petto aperto e le gambe si sollevano. Ok, adesso facciamo altri 30 secondi, chi vuole prova questa, va benissimo anche sollevare leggermente i piedi, e chi vuole invece facciamo altri 30 secondi di panca. Pronti, partenza, via. Panca sui gomiti e si parte. Ricordatevi in ogni caso di continuare a respirare, inspirare dal naso ed espirare dal naso. La posizione che vi ho fatto vedere adesso è sicuramente molto faticosa, ha un grande diciamo, dispendio energetico, ma è una posizione che richiede comunque un grande controllo dell'addome e delle gambe, ma si basa principalmente su un cambio di baricentro. Quindi non è tutta forza, ma è anche... un cambio del peso, bisogna far transitare il peso in avanti. Ok, adesso ci riportiamo tutti scendiamo con le ginocchia a terra e poi ci portiamo tutti quanti sdraiati sul tappettino. Ok, adesso mani vicino al torace, inspiriamo, portiamo il petto verso l'alto, la testa spinge verso l'alto, lo sguardo in avanti, le spalle sono rilassate, siamo in cobra. Il pube rimane appoggiato a terra. Allungo bene in avanti. Ancora un respiro qui. Ed espirando, torniamo giù e riposiamoci per un attimo. Perfetto. E adesso al prossimo inspiro, piego la gamba destra, piego il ginocchio, appoggio la mano sinistra a terra, afferro il piede destro e lo spingo verso il gluteo. Ancora due respiri qua, spingo il terreno verso il gluteo, se voglio posso anche portarmi sulla mano e non sul gomito, come vi sentite meglio oggi. E ora cerco di stendere la gamba, quindi il piede spinge verso fuori, cerca di estendersi e io con la mano cerco di impedirglielo, quindi sto aprendo la spalla destra. E poi lentamente torniamo giù e cambiamo lato. Appoggiamo la mano destra a terra, pieghiamo il piede sinistro e avviciniamo il piede sinistro al gluteo sinistro. Ok, ancora un respiro qui. E poi la gamba cerca di stendersi e io la trattengo con la mano, tiro verso l'esterno. Perfetto. E rilassiamo. Spingiamo con le braccia e ci portiamo per un attimo nella posizione del bambino di Balasana. Allungo bene la colonna qua. Ancora un respiro qui. E ora mi porto seduta, stendo le gambe in avanti. Adesso blocco questo cronometro che stavo ancora andando.
fletto i piedi verso di me, inspiro, mani verso l'alto, apro bene il petto ed espiro, vado in avanti, afferro gli alluci oppure afferro la parte esterna dei piedi. Scelgo la mia variante, posso piegare anche le ginocchia, inspiro, allungo bene la colonna ed espiro, mi rilasso completamente. Se voglio chiudo gli occhi, inizio a rilassarmi in questa posizione. Cerco di mantenere la schiena dritta e di usare sempre il mio respiro per inspirare, allungare un po' di più ed espirare, rilasso. Ok, adesso inspiro, torno su. Prendo il piede sinistro e lo porto al di fuori del ginocchio destro. Mano sinistra dietro. Inspiro, mano destra verso l'alto. E espiro, twist verso sinistra. Aggancio il gomito destro al ginocchio sinistro e guardo oltre la spalla sinistra. Inspiro, allungo bene la colonna. Ed espiro, guardo verso sinistra. Ancora un respiro qui. E respirando torniamo al centro. Stendo la gamba sinistra, adesso piego la gamba destra e porto il piede destro fuori dal ginocchio, all'esterno del ginocchio sinistro. Mano destra dietro, inspiro, mano sinistra verso l'alto ed espiro, torsione verso destra. Aggancio il ginocchio, il gomito sinistro al ginocchio destro, inspiro, allungo la colonna ed espiro, guardo oltre la spalla destra. Ancora un respiro qui. E poi torno al centro e adesso ci riportiamo sul tappetino, ci stendiamo completamente a terra, avviciniamo i talloni ai glutei e poi ci prepariamo per fare la nostra verticale, quindi sollevo i fianchi verso l'alto e mi aiuto mantenendo i fianchi con le mani, cerco di creare una linea dritta, il peso è sulle spalle, non è sul collo. E inizio a rilassarmi, se voglio chiudo gli occhi, inizio a rallentare il mio respiro. E approfittiamo di questa posizione che ci permette di invertire la nostra circolazione, producendo un effetto rilassante. E ora lentamente facciamo scivolare i piedi oltre la nostra testa. Se arriviamo a terra possiamo stendere le mani sul tappetino, altrimenti continuiamo a tenerci i fianchi. Ancora qualche respiro qui. E poi pieghiamo le ginocchia, avviciniamo le ginocchia alle orecchie. E lentamente srotoliamo una vertebra alla volta. Ok, ci riportiamo sdraiati sul tappetino. Pieghiamo i gomiti e apriamo bene il petto e allunghiamo bene il collo nella posizione del pesce. Ancora due respiri qui. E poi rilassiamo, ci riportiamo sdraiati sul tappetino, abbracciamo per l'ultima volta le ginocchia e magari ci muoviamo un po' a destra, un po' a sinistra per fare un piccolo massaggio alla nostra lombare. Adesso solleviamo la fronte, avviciniamo la fronte alle ginocchia, stringiamo fortissimo, stringiamo più che possiamo, ci abbracciamo fortissimo e poi rilassiamo, allunghiamo le gambe, lasciamo cadere le punte dei piedi naturalmente verso destra, verso sinistra e ci prepariamo al nostro Shavasana. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto e chiudiamo gli occhi e iniziamo a rilassarci completamente. Lasciamo andare il nostro respiro in modo naturale, senza nessun controllo. Iniziamo a percepire gli effetti della pratica sul nostro corpo. E cerchiamo di rilassarlo, muscolo dopo muscolo, fibra dopo fibra, come se lo sentissimo sempre più pesante, come se volesse sprofondare. Concentriamoci sul piede destro e rilassiamo. Proviamo a risalire sulla tibia, sul ginocchio,
arriviamo fino alla coscia e rilassiamo completamente. Ora concentriamoci sul piede sinistro e lo lasciamo andare. Concentriamoci sulla tibia, sul ginocchio, sulla coscia sinistra e rilassiamo completamente. Ora ci concentriamo sui nostri fianchi, sulle anche, sulla pancia, sentiamo la nostra lombare e la rilassiamo, la sentiamo sprofondare. Risaliamo verso il petto, sentiamo la nostra dorsale e la rilassiamo. Andiamo sulla mano destra e risaliamo sul gomito destro, sul braccio, fino ad arrivare alla spalla destra e rilassiamo tutto il braccio. Ora andiamo nella mano sinistra, sul polso sinistro, sul gomito sinistro, sul braccio, sulla spalla e rilassiamo completamente. Rilassiamo bene il collo, rilassiamo la fronte, lo spazio tra le sopracciglia, rilassiamo le labbra, rilassiamo i denti, la lingua, la gola, rilassiamo il mento e rilassiamo tutto il corpo. E ci abbandoniamo completamente. Sentiamo il nostro respiro e continuiamo a sentire tutto il corpo che probabilmente è cambiato rispetto a prima. E ora lentamente ricominciamo a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. E riprendiamo consapevolezza. Ci stiracchiamo, magari portiamo le braccia verso l'alto come se ci fossimo appena svegliati. E poi avviciniamo le ginocchia al petto e ci abbracciamo per l'ultima volta. Quando siamo pronti, ci portiamo sul nostro lato destro. E mantenendo gli occhi chiusi, lentamente torniamo nella posizione seduta, gambe incrociate. Portiamo le mani in posizione di preghiera davanti al nostro petto e facciamo qualche respiro insieme. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Inspiro ed espiro dalla bocca. Ancora uno. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. E ci ringraziamo per aver praticato insieme e ringraziamo tutte le persone che in questo momento hanno condiviso la pratica insieme a noi. Namaste. E bentornati a Resto a Casa Faccio Yoga. Adesso mi avvicino verso di voi. Ciao ragazzi. Ci siete ancora, sì. Ciao a tutti. Allora, spero che stiate bene. Oggi era una giornata un po' strana, perché con questo tempo io mi sentivo un po' strana, quindi... Ah, ok, mi dicono quando non si sentiva bene con gli esercizi a terra, cerco di parlare più a voce alta. Grazie, mi fa piacere, pratica stupenda, grazie ragazzi. Come mi siete mancate, anche voi ci siete mancati. Ok, perfetto ragazzi, io prima che ve ne andiate vi ricordo che il prossimo appuntamento è mercoledì, ricordatevi di taggarci, di seguire Resto a Casa Faccio Yoga e di taggarlo durante la pratica. Grazie a tutti, sto leggendo, bellissima lezione, ho sentito tutto bene, perfetto, ok, lezione fantastica, grazie ragazzi, siete veramente fantastici, morta ma felice. Sì, questa era una di quelle classi dove non c'era proprio un focus, ma era proprio sul ritmo e sul respiro, quindi spero che l'abbiate fatta, diciamo, con questo mood. Sì, la diretta sarà salvata, la troverete su YouTube, hai messo anche la mia playlist, mi fa piacere. Mi fa piacere che vi siamo mancati, Claudia oggi ci hai fatto sudare, ne valsa la pena. È stato proprio rilassante fare yoga con la pioggia, sì, anch'io sentivo il rumore della pioggia e sarei rimasta lì a dormire, però volevo salutarvi, quindi sono venuta qua.
Sei bravissima, anche oggi sono un po' down. Sì, ragazzi, ogni tanto ci capita, però anch'io mi sento molto meglio, quindi mi ha fatto piacere comunque condividere questa pratica insieme a voi. Pavone non riuscito. Ragazzi, il pavone era una sfida, allora è una posizione complicatissima, però volevo farvi vedere che esiste, giusto così per farvi vedere che esiste, però chiaramente andava benissimo fare anche un plank. Va bene, io vi ringrazio nella posizione del pavone. Non vedo più il continuo. Possiamo mangiare felici? Sicuramente sì. Sul pavone ho fatto un tonfo pazzesco col muso sul cuscino. Esatto, usate sempre il cuscino in questi casi. Abbiamo un pavone. Attenzione, attenzione, qualcuno l'ha fatto. No, davvero, ragazzi, quella era una variante veramente molto molto avanzata, quindi non vi preoccupate, era veramente per farvi vedere la posizione. Nella posizione del pavone il mento deve toccare a terra, no, perché è una posizione di equilibrio, quindi non c'è l'appoggio sul mento. Comunque sì, come dice Martina in modo insistente, io ve l'ho già anche detto, grazie perché eravamo in tanti anche oggi, so che vi siamo mancati, ci avete riempito di messaggi di affetto, quindi grazie per esserci stati anche oggi e per esserci anche tutto il resto dei giorni, perché sono sicura che ci sarete sempre, sono molto contenta. Faccio un tutorial sul pavone, ve lo farò. Oggi vi farò un video, però non un tutorial, ma poi arriverà anche il tutorial. Ricordatevi, vabbè, di seguirci, di taggarci, di condividere l'iniziativa in modo tale che così arrivi anche a più persone possibile. E come vi dicevamo, c'è il profilo dove trovate tutte i calendari e tutto quanto. Avremo quindi nel profilo Resto a casa faccio yoga uno spazio da condividere ancora in più per confrontarci con voi e per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Quando arriva il mat? Nusa arriva i primi di giugno, ragazze, lo sapete. Sei super lezione, grande. Antonio, cosa sei? Ero incazzato della giornata lavorativa e sono rilassato, mi fa piacere. E quello è lo scopo, sempre quello è lo scopo, stare meglio. Va bene, ragazzi, io non vi rubo altro tempo, anch'io vado a prepararmi la cena e vado a liberare anche il mio ragazzo che è chiuso in quella stanza e magari ha bisogno di girare per casa, quindi vi mando un bacione enorme e grazie ancora. Perché i maschietti non fanno yoga? Non è vero, cioè, alcuni, quelli furbi lo fanno, però alcuni cercano di pensare che sia una cosa da donne perché non l'hanno mai fatto. Poi quando li metti a farli dicono: oh, non ce la faccio. Sì, l'ebook arriverà più avanti, vi arriverà via mail. Buona serata a tutti, ragazzi. Vi saluto, vi mando un bacione grande. Ce lo fai conoscere una volta. Qui si arrabbia. Se sa che sto parlando di lui, si arrabbia. Sì, ve lo faccio conoscere comunque un giorno, forse, di nascosto. Ciao a tutti, ragazzi, un bacione. Buona serata e buona cena. Ci vediamo mercoledì, ricordatevi di taggarci sempre. Un bacione. Ah, ultima tutorial per riscaldare le articolazioni prima delle pratiche. Se guardate il mio profilo, c'è proprio quello per riscaldare i polsi, c'è scritto proprio come riscaldare i polsi e c'è un video di 5 minuti che è una routine che potete fare, quindi andate a scorrere sul mio feed di Instagram. Ciao a tutti, adesso vado veramente. Bacione, bacione a tutti.